Lo lascia fuggire Yora e inizia a combattere con Doflamingo. Intanto, sulla Sunny, mentre Nami è dubbiosa sul volere veramente procedere verso Su senza gli altri, Momonosuke confessa a Sanji di essere terrorizzato da Doflamingo per le crudeltà che gli ha visto commettere la volta precedente che era su Dressrosa. Nel frattempo, Violet, infastidita dai commenti del pubblico, distrugge uno dei maxischermi che trasmette il combattimento del blocco D, quindi si dirige verso il Palazzo Reale. Al Colosseo, intanto, Bartolomeo, su richiesta di Zoro, si precipita alla ricerca di Ruffy in preda alla gioia. Quest'ultimo, nel frattempo, guardando il combattimento di Rebecca, si rende conto che possiede l'ambizione Kenbun Shoku e che, al momento, si appresta a combattere contro Rolling Logan. Mentre Bartolomeo inizia a cercare Ruffy, nell'infermeria dove vengono curati gli sconfitti Sai, come tutti coloro che lo hanno preceduto, scopre che i feriti non vengono curati, bensì gettati uno dopo l'altro nella discarica dei giocattoli attraverso una botola. Nel frattempo, sul ring, Rebecca viene messa in difficoltà da Rolling Logan, ma in suo soccorso giunge Acilia, grazie alla quale riesce a fare perdere l'equilibrio all'avversario, facendolo cadere fuori dal ring. Intanto, Ruffy decide di tornare di sopra per vedere lo scontro dal vivo, imbattendosi per caso in Bartolomeo. Mentre Bartolomeo riesce a fermare Ruffy, nella discarica Tank Lepanto riconosce nel gladiatore Riki il precedente re di Dressrosa, Riku Doldo III, nonno di Rebecca. Elisabello e gli altri spiegano che dalla salita al potere di Doflamingo i regni vicini a Dressrosa sono precipitati nel caos e nella guerra, causati dal traffico di armi gestito da quest'ultimo e che Kiniao e i nipoti vogliono smantellare. Proprio quando molti, tra gladiatori e giocattoli, si dicono ex membri dell'esercito reale e fedeli a Riku, Sai viene trascinato in superficie da Trebol, trasformato in giocattolo e inviato a lavorare nella fabbrica del clan Don Quixote. Nel frattempo, il capo dei Tontatta narra a Robin e gli altri la storia dei loro rapporti coi Don Quixote e la famiglia Riku, gli uni oppressori e gli altri leali alleati. Alle domande fattegli, intanto, il soldato giocattolo rivela allora di essere il padre di Rebecca. Mentre Bartolomeo riferisce a Ruffy che Zoro vuole parlargli, il soldato giocattolo spiega che per 800 anni, sotto il regno della famiglia Riku, Dressrosa non è mai stata coinvolta in un conflitto, ma, 10 anni prima, Doflamingo tornò sull'isola reclamandone il controllo e minacciando una guerra proponendo, tuttavia, al re di rivendergli la nazione per 10 miliardi di berry. Grazie alla fiducia dei cittadini, l'accorata richiesta del re in persona permise all'esercito di raccogliere il denaro, tuttavia, Doflamingo prese il controllo dei corpi del re e della sua armata con i suoi poteri facendo fare loro una strage fra i cittadini così da potersi poi presentare, assieme ai suoi uomini, come degli eroi. Durante la tragica notte del colpo di stato di Doflamingo, Mone catturò Viola e fece entrare nel palazzo reale la ciurma di Doflamingo che ne prese il possesso. Quando la popolazione ebbe ormai perso ogni fiducia in re Riku, Doflamingo e i suoi tre ufficiali fecero la loro comparsa, sconfiggendo il re e la sua armata e apparendo come salvatori agli occhi della popolazione. Il soldatino Zoppo rivela che, però, Riku è ancora vivo grazie al sacrificio di Viola, che mise al servizio di Doflamingo la sua abilità, e che ogni giocattolo del regno, una volta tornato umano, sarà un alleato contro Doflamingo. Ruffy, intanto, raggiunge Zoro e Kinemon.